Il Consiglio federale della FIGC ha detto sì, il Lecco è ammesso in Serie B. Questa è la notizia che speravamo di darvi nella giornata di oggi. È arrivata intorno a mezzogiorno, si collega con noi eccezionalmente. L'abbiamo disturbato il direttore Marcello Villani. Adesso non so bene da dove Marcello, però sei qui con noi. Io sono in Sardegna e sono nel paese dei banditi, sono ad Agiu, dietro di me il Museo del Banditismo. Sarebbe stato un atto banditesco il Lecco fuori dalla B, per fortuna non è così e dunque festeggio in ferie questa grande notizia. Sì, Una sì. notizia che ci è stata comunicata ufficialmente da Marco Riva, che è il presidente del CONI Lombardia, quando ancora il voto era fresco di giornata, verso le 11:50 il Consiglio federale ha votato e dunque il Lecco è stato ammesso in Serie B dal Consiglio federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Il presidente del CONI Lombardia, che è Marco Riva, che è un galbiatese, è stato il primo a poter risultare perché gli è stato comunicato ufficialmente la notizia, per cui questa volta non ci sono dubbi, No. il Lecco è stato ammesso in Serie B. Sì. Un'altra volta indiscrezioni di cui anche noi ci eravamo fidati, ma lo stesso Gino Di Nunno, lo stesso segretario Cecconi, pur informalmente e sottolineando che l'unica data utile sarebbe stata quella di oggi, quella del Consiglio federale che avrebbe ratificato un eventuale parere positivo della Commissione, ci avevano detto che era fatta, però aspettavano la PEC ufficiale, PEC che non è arrivata, anzi è arrivata solamente alle 10:40, 10:50 e ha gelato in pratica gli animi di tutti i tifosi bluceletti. Oggi non siamo nella stessa situazione, la notizia è ufficiale. Il Consiglio federale ci ha messo in cadetteria, finalmente possiamo urlare Serie B, Serie B. Questa è la cosa minima da fare, insomma. Ecco, bene, benissimo Marcello. Tra l'altro le altre due notizie sono queste invece, sono stati invece respinti i ricorsi della Regina, e quindi ci coinvolge questa notizia, e anche del Siena. Noi invece siamo stati ammessi. Cosa significa, Marcello, il respingimento del ricorso della Regina? Significa che la Regina adesso adirà il Collegio di Garanzia del CONI e probabilmente il TAR e il Consiglio di Stato e la procedura andrà avanti fino al 29 agosto. Però attualmente, stando alle norme solo federali, il Brescia sarebbe ripescato Sì. in Serie B. Invece resterebbe fuori il Perugia di Santo Padre, che aveva già diffidato il Consiglio federale dall'ammettere il Lecco in Serie B perché avrebbe fatto fuoco e fiamme. Per cui la partita diciamo che non è finita, però nessuno, a che sappia io, ci può togliere la cadetteria. Al limite potrebbero ammettere qualche squadra in sovrannumero, nella fattispecie il Perugia, se ne ha le carte, se la giustizia e i prossimi gradi di giustizia sportiva e civile, amministrativa, gli daranno ragione. Però il posto del Lecco in questo momento non credo lo possa toccare nessuno, ed è la cosa Vi più importante. leggiamo in diretta anche il commento del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ci arriva adesso. La notizia che aspettavamo, Lecco messo in Serie B, il Consiglio federale ha deciso questa mattina di mettere in Serie B la Calcio Lecco. La naturale conclusione, scrive Gattinoni, di un risultato ottenuto sul campo con grinta e determinazione. Marcello, abbiamo speso 3 settimane, di fatto, 20 giorni, credo, a parlare, come possiamo dire, a tormentarci per la situazione che era andata a crearsi. Anche la città, abbiamo visto gli striscioni, anche questa mattina era veramente arrabbiata per la situazione. Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo e cominciare a parlare di calcio. Ma non è tanto questione, è solo questione dell'Lecco, di cui noi siamo tifosi da sempre, a essere in ballo. Era la credibilità stessa del sistema calcio, perché se davvero per una cosa che tutti sanno essere risibile si rischiava di vedere il Lecco addirittura sparire, perché poi non c'era una via di mezzo, la Serie C, che sarebbe stata ingiusta e assolutamente da rigettare e da combattere nelle sedi legali. Ma era in gioco la stessa credibilità del calcio, perché se uno va in campo, la sua società è sana e pulita,
si ottiene. Sì, abbiamo perso un secondo l'audio di Marcello, adesso lo recupereremo. Vedo che sta armeggiando con il cellulare. Non sentiamo l'audio Marcello, però adesso prova a disattivare e riattivare il microfono, non so. E fatto sta che adesso stiamo recuperando in tempo reale queste notizie che ci sono arrivate ufficialmente, sono state già riportate da tutti i maggiori giornali, dalla Gazzetta, dall'Ansa, che parla oltre che dell'Ecco anche di Regina e di Siena, che tra l'altro potranno presentare appello entro le prossime 48 ore. Vediamo se non c'è ancora invece un commento ufficiale della Calciolecco, che non ha ancora avuto il tempo materiale, immaginiamo di preparare un comunicato stampa a proposito. Magari facciamo un giro per capire se ci sono anche commenti di altri esponenti che si erano schierati pro Lecco negli ultimi giorni. Praticamente tutto il mondo del giornalismo, della società civile, della politica ha premuto tanto perché questo accadesse, che Lecco venisse ammesso in Serie B dal Consiglio federale. Adesso ci aspettiamo che festeggino in tanti questa notizia. Vedo che è tornato Marcello, non so se ne sentiamo l'audio, forse proviamo. No, non sentiamo l'audio. Prova a staccare le cuffiette o ad attaccarle, perché non ti sentiamo. Alla peggio lo recuperiamo telefonicamente, probabilmente un problema di cuffiette e collegamenti di questo tipo. Esultano anche i tifosi sui social. Vediamo i primi commenti, chiaramente, dato che la notizia è arrivata proprio pochissimo tempo fa. Vediamo, proviamo a leggere qualcuno dei nostri commenti. Qualcuno anche scherzoso: per la Serie B Marcello un cellulare nuovo. Qualcuno ancora da Foggia commenta col nome Bonacina dell'arbitro: per favore, non ce la facciamo veramente più, con tutto il rispetto veramente, ma basta parlare dell'arbitro Bonacina. Il Perugia ricorrerà a ogni via legale possibile, perché onestamente il Lecco non andava riammesso per la scadenza del termine perentorio, commenta qualcuno. Credo che si vada verso la B a 21, commenta invece Marco. Stiamo recuperando il cavo per collegarci con Marcello Villani e poter riprendere il collegamento con lui. Nel frattempo qualcuno non è d'accordo con la riammissione, immagino che ci stia scrivendo non da Lecco. Oggi sarebbe stato il compleanno di mio papà, grande corretto tifoso, lassù starà festeggiando, ci scrive Maria Luisa. Però ci sono insomma anche tanti cecine che festeggiano, abbiamo detto Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago, che sta esultando. Insomma, sono veramente tanti ad esultare e giustamente. Vediamo se ci arriva l'audio di Marcello Villani. Proviamo ad alzarlo. Eccoci, ti sentiamo adesso, Marcello. Qui la connessione non è proprio quella. Certo. Siamo nell'alta Gallura, insomma, un po' tra i monti della Gallura. Insomma, dicevo, era una questione di giustizia sportiva, sì, di credibilità del calcio. Se una società pulita, con tutto a posto, i cui giocatori ha meritato sul campo una posizione, viene esclusa, insomma, perché andare in campo, perché giocare? Una volta tanto mi trovo completamente in accordo con Paolo Di Nunno, che aveva dichiarato: allora andiamo tutti al mare, se la sentenza non fosse stata quella che è stata. Sì, certo, per certo. Cui diciamo giustizia è fatta, dai. Sì, tra l'altro qualcuno non è d'accordo nei commenti, Marcello, qualcuno scrive ancora penso che qualcuno scriva ancora da Foggia, qualcuno invece no, la maggior parte sì, di chi quello commenta. Che succede in campo si può discutere, certo, come pure gli arbitraggi, i gol dati, non dati, i rigori, assolutamente, quello fa parte del calcio. Poi ci sono i contenti e gli scontenti, però e chi magari ha avuto
qualche favore arbitrale, ci sta anche quello in buona fede sicuramente, perché nessuno, neanche da Foggia penso che ritenga comprato l'arbitro o cose del genere, chi lo pensa veramente è ingenuo, diciamo così. Non c'è stato questo, se no tra l'altro non avremmo assistito a questa pantomima, però adesso c'è un verdetto importante. Sì Marcello, da oggi però si comincia a programmare, cioè si deve strutturare una società, si deve trovare un direttore sportivo, si deve fare una squadra, che succede oggi? Ma io credo che abbiano tutto pronto, io penso che in società fossero, non si riesce a raggiungerli, perché sì, in un programma così ci vorrebbe la voce della società, ma certo, sì, ci abbiamo provato naturalmente prima di andare in diretta e non è andata bene, tra l'altro adesso sono sotto un diluvio, oh signore, spero di riuscire. Sì, mi spiace. Eh beh, sono lacrime di commozione queste, mi spiace, del cielo, non mie, ma insomma bisogna gioire, però adesso la società ha il compito più duro. Io penso sia già pronta, nel senso che abbia già studiato tutte le mosse necessarie a far sì che la Serie B non sia una comparsata, una passeggiata con ritorno immediato in C. Bisogna lavorare seriamente, tanto spendere, però la cosa più importante era andare in Serie B. Poi da adesso in poi si parlerà di calcio, di calciomercato, che è già iniziato per tutte. Io ho seguito già tantissime operazioni messe a segno da altre squadre concorrenti, per cui siamo un po' in ritardo, ma non tanto in ritardo. No, si no, può infatti fare, sì. E si può costruire una squadra dignitosa che vada a fare battaglia su ogni campo e porti a casa una salvezza, perché quello naturalmente è l'obiettivo, che possa far gioire nuovamente la prossima estate i tifosi dell'Ecco, che se lo meritano tutto. Qualche quota sul DS ce l'abbiamo? No, ancora no, c'era stata la voce di Ariedo Braida, poi non più confermata, spero che la società torni a parlare, anche perché salutiamo Filippo Gianotti, che sì, è ufficialmente ormai un addetto stampa del Venezia Calcio, è andato a Venezia, in Laguna, e noi invece rimaniamo volentieri sulle rive del lago, però insomma non abbiamo in questo momento un interlocutore che ci possa informare o fare da ponte con la società, cercheremo i dirigenti e vedremo cosa hanno da dire, ma naturalmente la soddisfazione è massima per tutto l'ambiente bruciarese. Lato Riga Monticeppi? Allora, c'erano già ditte pronte, progetti, e mi avevano assicurato che al via libera della Serie B ci sarebbe stato, non dico l'inizio dei lavori, ma l'inizio della trafila che dovrebbe portare Riga Monticeppi a essere protagonista entro la fine dell'anno, le previsioni più ottimistiche entro ottobre, va bene, e ne parleremo nei prossimi giorni chiaramente, e tenteremo di capire sia con la società che col comune, che ricordiamo è proprietario dello stadio Riga Monticeppi. Comunque finalmente tiriamo un sospiro di sollievo e possiamo parlare di calcio, insomma, accennando e basta ai tribunali da ora in poi. Bene Marcello, grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Lo lasciamo in vacanza anche se sta piovendo, non, mi spiace molto. E noi vi ringraziamo per averci seguito anche quest'oggi, c'è anche discussione nei commenti, come è giusto che sia, e ci sta, qualcuno ci scrive anche, insomma, felicità di tanti tifosi anche non blu celesti, e di conseguenza, bene, siamo felici di avervi potuto dare questa notizia già nella prima parte della giornata, dato che ci aspettavamo sarebbe andata per le lunghe. Il Lecco l'anno prossimo giocherà in Serie B, così ha deciso il Consiglio federale della FIGC. Grazie a Andrea Donato in regia.